Che collegamento esiste tra identità e personalità? L'identità è paragonabile alle radici di un albero, mentre la personalità è come il mutare delle foglie, il cui colore incessantemente varia nel susseguirsi inesorabile delle stagioni. L'identità sta al vero volto dell'essere, al sé, come la personalità sta all'immagine riflessa nello specchio. La personalità è frutto di un compromesso tra quello che noi vorremmo essere, o crediamo di essere, e quello che la società vorrebbe che noi fossimo. La personalità è una maschera che indossiamo e di cui spesso neanche abbiamo coscienza. La scambiamo per la nostra vera natura e ci identifichiamo con essa, perdendo memoria della nostra identità profonda. Quest'ultima ha caratteristiche eterne e inalienabili. È il sé che possiamo riscoprire oltre i riflessi cangianti dell'io. È non condizionato dallo spazio o dal tempo, di natura spirituale, è la pienezza del sé, con piena consapevolezza. Il sé è pervaso di beatitudine, quella gioia essenziale che non dipende dagli eventi esterni e che non rende completamente appagati finché non lo si scopre. Il sé accende quella luce interiore che permette di risolvere ogni problema, di superare ogni ostacolo, di riscoprire benessere e armonia dentro e fuori di noi, attraverso il nostro collegamento col divino, con l'anima delle anime, con l'Atman, con il Brahman. Quando quella luce sfugge alla nostra percezione, c'è il baratro, si apre il baratro, il precipizio, una caduta verticale. La discesa verso il mondo dei non valori, nel Medioevo l'inferno. I Veda, i sacri testi della civiltà dell'India preclassica, indicano due tipi psicologici fondamentali: quelli di luce, i Sura, e quelli delle tenebre, Asura. La ricerca della propria identità è appunto il viaggio dalle tenebre allo splendore della luce, dal non essere alla pienezza dell'essere, dalla morte alla nostra natura di immortalità. Il lavoro di perfezionamento della nostra personalità è possibile solo nella misura in cui ci conosciamo profondamente, in modo da armonizzare l'immagine che abbiamo costruito di noi con il vero volto del sé. Possiamo trasformare le nostre tendenze, superare i nostri limiti, curare i difetti del carattere con una saggezza, con una sapienza eterna che ci educa ad una pratica di vita fondata in primis sulla meditazione come strumento di purificazione del pensiero, dell'intelletto, che trasforma e trasforma, forma e trasforma, fino a quando finalmente, oltre le nubi dell'ego, riusciremo sempre a scorgere il sole della nostra anima, la pienezza dell'essere che sempre risplende in comunione con l'universo, con tutte le creature, con il creato. È Dio.